Ciao a tutti da Parfranz, benvenuti a questo video purtroppo unboxato dal mio vicino di casa che ha recuperato il pacco per me, perché ovviamente non arrivano per mesi e mesi. Come esco di casa, tac, il postino mi consegna tutto. Vabbè, ce l'ha già aperto, andiamo direttamente al sodo. Un coltellino, qua c'è il marchio in cinese con scritto Hong Bang, qua scritte indecifrabili. Andiamo ad aprirlo. Allora, avevo un coltello con un manico in similpelle, plasticone potente proprio. Qua una catenella. Vediamo che già è un multiuso. Proprio c'è della serie che se per sbaglio ti scappa ti tagli un dito, vabbè. E abbiamo anche un apriscatole. Andiamo più nel dettaglio a vedere la lama. Qua bisogna stare attenti perché si chiude subito. Ecco qua, HB. Penso che sia Hong Bang a questo punto. E due scritte in cinese che penso siano la stessa cosa, non lo so. Una lama che sembra molto buona, sembra piuttosto tagliente. Il problema è questo. È abbastanza illegale come cosa. Qua abbiamo una apriscatole. E niente, allora, da vedere il colore è abbastanza orrendo. Ci fosse stato almeno il blocco della lama, sarebbe stata una cosa accettabile. Allora, questo coltellino costa la bellezza di 80 centesimi e su AliExpress è indicato come Fold. Multifunzione da cucina, frutta, pare di tasca, portachiavi, verdura, coltello, multiuso, peeler, strumento, po' battle, opener. Beh, ottimo direi. Benissimo, ci vediamo al prossimo video, per questo video è tutto. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale, di seguirmi su Facebook e su Instagram, di attivare le notifiche, così rimarrete sempre aggiornati sulle mie attività. Vi ricordo che su Facebook pubblico molte immagini riguardanti la Prima Guerra Mondiale e presto arriveranno magari anche nuovi video. Grazie, alla prossima!